In giornata dove se riesce a sfruttare un po' di più le ripartenze rispetto a Parma, no? Sì. Di ripartire quelle 3-4 volte e cercare ovviamente prima di non prendere gol, perché Certo. Sassuolo è uno che se riesce te ne fa pure 4-5, Sì. ma non dico al Benevento, li potrebbe fare a tutti. Non a caso è andato a vincere a Napoli, ha vinto qualche altra No, no, partita, assolutamente, ha mi fatto sembra una, con un grande campionato, ha frenato solo con l'Inter quella disfatta in solo casa. con l'Inter tra le grandi, per cui è una squadra forte, però bisogna essere accorti e cercare di sfruttare quelle 4-5 ripartenze che succedono, insomma, che ti capitano durante la partita. Io Senti, ma qual è sono stata fiducioso. la squadra più forte dove hai giocato? Io ho giocato in eccellenza a Morcone tanti anni fa, Sì. dove c'erano i vari Cardillo, Giancarlo Zotti, Arturo Ciullo, Il poi c'era Benevento, insomma, gente. il Benevento. Il Com'è? Benevento. Dico il Benevento di quegli anni, E il Cardillo, Benevento, sì, Zotti. subito dopo le loro partenze dal Sì. Benevento vennero tutti a giocare lì. Poi c'era Pasquale Saccone, mio fratello Massimo, Sì. c'erano. Ragazzi dei campionati molisani, insomma, è stato quella forse una delle squadre più forti dove. Senti, ma il difensore che più ti metteva la museruola, che tu quando lo incontravi dicevi, mannaggia, oggi a questo gli devo fare gol e non ci riuscivi. No, ci riuscivo pure a fare gol, ma quello che mi picchiava e mi massacrava di botte e dopo la partita era tipo terzo tempo del rugby, che non Sì, ci sì. Lui, Luca Scarinzi, mi picchiava, Grande Luca mi Scarinzi. minacciava, me le prometteva, te vengo a pigliare a casa, finiva la partita Abbracciati come e se niente non fosse successe niente. successo. Che spettacolo, Luca Scarinzi. Bei Bello, tempi, bello, bei tempi. Senti, invece, un allenatore proprio che ti stava sulle scatole, dice: ma non vedo l'ora che finisce l'anno, o me ne vado io o se ne va lui. Peppe pizza. Izzo, no, Peppe Champagne. Mamma mia, Peppe Champagne. Perché Peppe lo Champagne, ricordano bene a un Pietrelcina, lo ricordano. rompicoglione però anche con lui, vedi? Quelle sono tutte le cose che poi il calcio ovviamente ti dà più simpatie e più antipatie per una persona che per un'altra, però poi restano i rapporti. E Assolutamente, dopo infatti ricordo. se sta ancora in linea, se sta seguendo ancora, saluto Leopoldo che è Grande un tuo Leopoldo. grosso ammiratore e noi siamo stati una coppia d'attacchi, lo sai? Ah, dove avete giocato A insieme? A Pannarano noi abbiamo Pannarà, fatto con una Carmine sessantina. Zeoli in panchina. Che Sì, abbiamo fatto una spettacolo. sessantina di gol in due, Che ma spettacolo. forse qualcosa in più, perché mi ricordo lui 37, 38, io 32, 33. Sì. E poi abbiamo fatto anche l'anno successivo, perché perdemmo lo spareggio col Cizzare, poi lo salimmo Ricordo, lo sì. stesso, facemmo anche la prima insieme l'anno dopo, un ottimo campionato ed è un. È stato, perché anche lui è stato un gran bell'attaccante. Allora ci scrive Ivano Biondin, non so se si riferisce a te, ma penso di sì, e non a Pino Guardabascio. Abbiamo lottato contro, qualche gol ogni tanto lo facevano. Ivano Biondin. Ivano Biondin, a tu cagacazzo. Che spettacolo, Ivano, Ma sei un leggi che pure Ivano, cagacazzo. pure col, sai, con Paolisi. Sì, sì. Lui mi sembra Rotondi una volta, ci Sì. siamo quasi picchiati. Cioè, oggi quando ci vediamo è una cosa bellissima. Quelle Se la ride, poche se la volte che ci ride. vediamo, perché ovviamente lui vive a Paolisi, Eh sì, un però capito, magari uno dice: ma vi siete odiati così tanto in campo? Ma com'è che eravate pazzi adesso, allora o lo siete adesso? No, non E siamo invece il pazzi, bello no. del nostro calcio, di quel calcio che era la poesia per me, Sì. era proprio quello, che poi sì, dopo finiva tutto. E in campo era una guerra, ma fuori dal campo, E fine. col tempo questi ricordi te li porti sempre con te nella tua Ivano è un mente. gran bravo ragazzo, una bella persona, Assolutamente. veramente, lo saluto con affetto. È spettacolare, ricordi bellissimi. Infatti ci dice Ivano, ti saluta Maurizio.
Maurizio, ma in realtà Maurizio ti devo salutare anche io perché il nostro tempo a disposizione è scaduto. Senti, io sono stato contentissimo di averti come ospite, anche perché non voglio mai che gente come te, non dico che venga dimenticata, ma che venga poco ricordata dal nostro calcio così malato che guarda troppo avanti e non si volta mai indietro a guardare veramente chi di calcio ne capisce e ne mastica. Quindi io spero che con l'anno nuovo non solo tutto si aggiusti per il meglio, ma che tu ritorni ad innamorarti del pallone, perché sarebbe un piacere rincontrarti sui campi di gioco. Ti ringrazio Maurizio. Ezio, grazie mille a te per la considerazione, un abbraccio e spero di abbracciarci non solo virtualmente, prima possibile. Va benissimo, allora ciao, buonanotte Maurizio, ringraziamo Pino Guardabascio e Maurizio Ricciolino che sono stati ospiti telefonici con noi. Questa puntata volge al termine, è stata insomma una retta passata in tranquillità, con i toni belli pacati, abbiamo ascoltato le voci dei nostri ospiti, abbiamo sentito i loro aneddoti, le loro considerazioni per quello che riguarda il calcio nel 2021. Veramente noi speriamo che tutto torni come prima, che ci possa essere un bel ritorno al passato, insomma rispolveriamo la gente che veramente nutre passione per il calcio e non fa il calcio per imposizione, a volte anche del denaro. Va bene, allora Ezio Riccardi vi saluta, vi dà appuntamento a giovedì prossimo sempre alle 21.30 con il calcio che scotta. Saluto anche Jonathan Checola che non è potuto essere qui con noi, ma che spero vivamente che ritorni il più presto possibile a stare qui di fianco a me. Ragazzi, buonanotte a tutti. Ezio Riccardi vi saluta, Francesco Ricca da quell'altra parte fa lo stesso. Ci vediamo la settimana prossima, vediamo cosa inventarci prima del Natale. Ciao. Avete ascoltato Il Calcio che Scotta, un programma ideato e condotto da Ezio Riccardi e Jonathan Checola.